Nell'immaginario collettivo la danza è eleganza, leggiadria, educazione, rigore. E così dunque è stata anche la protesta di quanti vivono di e per il ballo. Scarpette appese al collo e tutù alla mano, danzatori e lavoratori del settore si sono dati appuntamento in Piazza Italia a Pescara per chiedere di rivedere le restrizioni del DPCM che ha chiuso anche le scuole di danza. Sono Taissia Cosina e Cecilia Tini, insegnanti di danza, a farsi portavoce della protesta. Noi abbiamo sempre applicato alla lettera tutti i protocolli che ci sono stati imposti giustamente, perciò le nostre strutture erano super sanificate, piene di regole, i bambini stavano a distanza, non toccavano nulla, si igienizzavano, portavano le mascherine, anche i bambini di 4 anni e hanno tutti imparato a seguire tutte le regole che sono state imposte loro pur di venire a scuola di danza. Da premettere che noi non stiamo negando il coronavirus, per carità, non stiamo manifestando contro appunto i protocolli che ci vengono imposti, insomma tutti si sono ritrovati con delle difficoltà, ma dal momento che ci è stato detto che con questo nuovo virus bisogna conviverci, noi abbiamo iniziato a conviverci con tutte le regole necessarie. Questo secondo blocco è una mazzata ma al di là del fattore economico, ma soprattutto per gli allievi che si sono dati anima e corpo, hanno rispettato regole militari pur di continuare con le lezioni. Avete anche alunni piccolissimi, cosa avete detto a loro? Adesso mi colpisce in un punto tremendo. E niente, abbiamo detto che comunque dovevamo tornare a stringere i denti. Alcune ci hanno chiesto se potevamo continuare comunque con le lezioni portando sempre la mascherina. Qualcuno chiedeva ai propri genitori perché non potevano venire a danza quando all'asilo andavano senza. E qualcuno ci ha detto con quelle loro vocine meravigliose: maestra, ci vediamo sul computer e non vedo l'ora di riabbracciarti. Assunta Granata, lei è la referente dell'Associazione dei Negozi Italiani Danza e Ballo. Quello che voi dite a chi vendiamo gli articoli dei nostri negozi se però vengono chiuse le scuole? Noi siamo anche stati esclusi dal decreto ristori non avendo un codice Ateco dedicato. Rientriamo come una categoria di abbigliamento, ma di fatto abbiamo chiuso le nostre attività il giorno stesso in cui le scuole hanno smesso di lavorare. Il problema è che è stata ignorata anche tutta la filiera e tutto l'indotto che è dietro le scuole di danza. Immagino che ci sarà anche la prossima cancellazione dei saggi di danza. Immagino che anche in previsione di una riapertura ci sarà anche un problema economico che impedirà alle famiglie di mandare le bambine a danza. Per cui devo dire che non so fino a quando la nostra passione basterà a mandarci avanti.